Fabrizio Ferrari, il riso che poco fa hai versato sulla tua mano, che cosa ha di particolare che in pratica va a, che ti ha fulminato, che ti ha permesso di scegliere questo riso? Ma guarda, allora, la particolarità di questo Carnaroli è che è un Carnaroli. Non, nel momento in cui io l'ho scoperto, non l'ho più abbandonato, perché oggi il discorso risi, soprattutto per uno come me che nasce in mezzo alle risaie, alla nebbia e alle zanzare e che a 15 anni già faceva risotti, è una parte di DNA, per cui molto importante anche poter trasmettere al fruitore finale, al cliente, una informazione importante. Oggi in un mercato, oserei dire spregiudicato, c'è ancora chi con molto coraggio fa dei prodotti di eccellenza, e questo Carnaroli autentico è un prodotto di eccellenza, non è un riso ma è il riso. Il risotto col Carnaroli è l'eccellenza, cioè parlo proprio di come il Carnaroli, perché va bene per il risotto? Innanzitutto il Carnaroli non è, è uno dei 2/3 risi super fini che si possono utilizzare per la cottura del risotto. Tra le tre tipologie di superfino si possono utilizzare per il risotto, è quello che ha le caratteristiche più adatte per la cottura di un riso. Vuoi dare qualche consiglio alla massaia che volesse fare un risotto? Che cosa non deve sbagliare? Oppure come va fatto nel modo ideale? Se va sul Carnaroli compie la scelta ottimale. Non deve sbagliare i tempi di cottura, il risotto è un piatto che cuoce per assorbimento e per evaporazione, quindi io sono del partito di quelli che mettono tutto il liquido all'inizio e non il brodo poco alla volta, quindi copro il mio riso con 1 centimetro circa di brodo, di liquido. Io uso per ogni tipo di riso un brodo adeguato, in questo caso usiamo un brodo vegetale composto essenzialmente da sedano, carote e cipolle, ma poi uno in stagione può metterci anche altre verdure. E un riso come questo riso ha bisogno di 17 minuti di cottura in pentola, dopodiché c'è la mantecatura e il canonico minuto di riposo. Dove possiamo venire a assaggiare un risotto fatto da te in qualunque parte e momento dell'anno? Potete venire da Unico a Milano, in via Papa, viale Papa, Achille Papa, qua vicino, siamo in zona Portello, al 20° piano del grattacielo VJC. Io sono lì, abbiamo in carta sempre 2 o 3 tipi minimo di risotti, chiaramente riso Carnaroli autentico San Massimo. Adesso assaggiamo questo risotto unico qui da Intagolose, poi verremo assaggiare alla Unico dove ci stai tu, va bene?